quello che conta è il merito, tra virgolette, in una scuola dove si seleziona, in una scuola dove si fa e si dà solo ai meritevoli, non c'è spazio per l'insegnante che si ammala. L'insegnante che si ammala diventa qualcosa di ingombrante, troppo ingombrante, non può più stare a scuola, non può più dare le proprie competenze, non può più stare nella scuola dove ha lavorato per anni, non può più rimanere lì dove può mettere a disposizione tutto il suo sapere. Perché gli insegnanti, i cosiddetti nidoni, gli insegnanti che si ammalano, non hanno più diritti. Questo è successo con la Spending Review. L'anno scorso a luglio la Spending Review ha deciso che gli insegnanti nidonei, non perché non sono capaci di insegnare, è semplicemente perché si sono ammalati e quindi hanno più difficoltà a stare in classe, mentre fino all'anno scorso erano considerati una grande risorsa e quindi erano coloro che tenevano aperte le biblioteche che sono veramente il polmone di ogni scuola, che tenevano aperti i laboratori di scienze, come nel mio caso, i laboratori di informatica. Bene, a questi docenti è stato preparato un bell'esodo, andare ad occupare i posti degli ATA precari. ATA precari che da anni, alcuni addirittura 12-13 anni, lavorano nelle segreterie delle nostre scuole con competenze altissime. A questi cari colleghi è stato servito, non ci servite più, potete rimanere nelle vostre case, trovatevi un lavoro, anche se avete 45-50 anni e ci avete servito, adesso non ci siete più utili. Abbiamo gli insegnanti nidonei, considerati da sempre un peso, ecco. Questa è la fine che vogliono farci fare, mandare noi nelle segreterie, levare il posto ai colleghi ATA precari storici, condannare chi per motivi di salute non è più in grado di stare in classe invece ad occupare spazi che non gli competono, spazi per i quali non ha studiato. Forse siamo un po' abituati a pensare che nelle segreterie si svolgano solo ed esclusivamente dei lavori molto leggeri, così non è. Chi ha avuto la possibilità di entrare in una segreteria si è accorto del lavoro incredibile che c'è ultimamente, da quando sono stati chiusi molti dei servizi che dovevano svolgere i provveditorati e che sono passati nelle scuole. Anzi, io vorrei che un collega da precario venisse a raccontare che cosa significa lavorare in una segreteria didattica. Le segreterie devono far fronte a quello che sono diventate ormai le scuole, scuole aziende, dove si fanno ed esclusivamente progetti, quindi sono progettifici e da bravi amministrativi devono portare il conto di tutto quello che succede nell'azienda scuola. E nell'azienda scuola, se non sei più che efficiente, se non sei strafigo, non ci puoi stare. E gli insegnanti nidonei forse saranno i primi ad essere quelli che pagano per queste scelte che sono veramente predatorie di quello che è il diritto dei bambini ad una scuola dove c'è diversità, una scuola dove c'è cultura, dove la scuola dove non è soltanto la classe il posto dove si apprende. Sto pensando alla mia scuola, se sarò destinata ad andare in una segreteria, il laboratorio che per 20 anni mi ha visto interprete di quelle che sono le curiosità degli alunni della mia scuola, che so, io seguo 300 alunni l'anno, non avranno più nessuna risposta. Penso a tutte le biblioteche dei licei di Roma, come di tutta Italia, che alcune hanno ripreso veramente a vivere da quando è arrivato il docente cosiddetto inidoneo. Noi ci diciamo idonei ad altri compiti apposta, perché non è che siamo inidonei, siamo idonei ad altri compiti. E nella scuola di compiti ce ne sono tanti da fare, ce ne sono tantissimi. I bambini, gli alunni, i ragazzi hanno bisogno di spazi alternativi alla classe e i laboratori e le biblioteche sono questa ricchezza. C'è qualche ATA precario che viene a parlare? Gli ATA precari?